A Venditalia 2018 non può mancare l'intervista alla Evoca Group, che si presenta per la prima volta in una manifestazione fieristica dedicata alla distribuzione automatica con tutti i marchi appartenenti al gruppo e con Luca Lemanni, che è il direttore vendite Italia per l'azienda. Buongiorno Luca e bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere riceverti anche quest'anno a Venditalia. Quest'anno un'edizione molto importante, come hai detto tu, Evoca si presenta per la prima volta su uno stand enorme, come vedete, ancora più grande del solito. È il più grande di sempre. Sì, decisamente sì, però era necessario. Le novità che presentiamo sono veramente tantissime, soprattutto perché per la prima volta ci presentiamo con tutti i marchi che ci contraddistinguono, con tutto quello che noi abbiamo, diciamo, i partner che abbiamo acquisito in questi ultimi anni. E quindi la compagine di Venditalia ci permette davvero di far vedere tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni. I marchi oggi sono 8, c'è un altro che non abbiamo ancora portato, anche di più recente acquisizione. Abbiamo deciso di farvi vedere qualcosa di nuovo per tutti i marchi che oggi presentiamo, quindi questa è sicuramente la prima cosa da dire. L'altra cosa da dire è che noi oggi abbiamo, grazie a questi marchi, dei modelli e un posizionamento di questi che ci consente veramente di spaziare non solo tra tutte le tipologie e le locazioni che sono a disposizione sul mercato, ma anche in ambiti che sono diversi. Vi faremo vedere quello che noi consideriamo il vending del presente, il vending dell'immediato futuro e il vending veramente del futuro. Io direi iniziamo subito a farvi vedere qualcosa. Ecco, preparatevi, perché noi abbiamo cercato di preparare in modo condensato tutto quello che andrete a vedere nei pochi minuti. Cerchiamo naturalmente di essere quanto più smart possibile per fare giusta informazione e al tempo stesso non far annoiare loro che sono dall'altra parte. Da dove iniziamo, Luca? Partirei da Necta, direi che è d'obbligo, of course. Partiamo da Necta e quindi vi facciamo vedere le due macchine che presentiamo, che rappresentano l'evoluzione della gamma freestanding 1,83 m. Partendo quindi da Maestro, è il freestanding hot and cold, che rappresenta l'innovazione per quanto riguarda la parte vending di un modello che per noi è molto importante. Oggi Canto è disponibile in diverse coniugazioni, diverse versioni. Una cosa che crediamo questa macchina invece nuova Maestro aggiunge a un modello ormai riconosciuto e storicamente molto apprezzato è proprio la nuova elettronica. Abbiamo sviluppato un'elettronica molto flessibile che consente la completa customizzazione anche da parte del cliente. Quindi un nostro cliente che vorrà personalizzare l'interfaccia utente e renderla più riconoscibile per quello che è il suo ruolo all'interno del mercato lo potrà fare in maniera molto semplice. Nuove estetica e nuovi contenuti, li vediamo sicuramente all'interno aprendo questa macchina. Questa invece è Orchestra, la nostra nuova macchina snack and food. Le caratteristiche principali, chiaramente, oltre a un nuovo design molto elegante, le linee molto pulite, un nuovo display grafico e una tastiera capacitiva, ha soprattutto VisioShop, che è il nuovo cassetto che presentiamo. La caratteristica principale è la massima visibilità e flessibilità. Infatti il cassetto è completamente trasparente e ha dei separatori trasparenti, questo proprio per aumentare la visibilità dei prodotti e la luminosità all'interno della macchina. L'altra caratteristica principale è la flessibilità, perché il cassetto può essere configurato non solo nelle 8 spirali classiche, ma può essere configurato in maniera flessibile fino ad arrivare a 10 spirali. L'altra caratteristica è la flessibilità verticale, per cui senza l'ausilio di nessuno strumento, nessuna cacciavite, si può effettuare un cambio del planogram, un cambio della posizione del cassetto in maniera molto semplice. L'ultima caratteristica, ma non da meno, è il fatto che questa macchina sarà sicuramente la più aggiornata in termini di consumi energetici. Sappiamo che a breve ci sarà una nuova normativa e questa macchina sarà al passo e si posizionerà nelle classi energetiche più alte relative alla nuova classe energetica.
Consentimi di dire che l'ho guardata e continuo a guardarla con occhio da vecchio gestore e devo dire complimenti, tanti complimenti davvero. Continuiamo. Va bene, continuiamo e ci spostiamo all'interno del nostro stand, dove andremo a vedere la Opera Multicap. Ed eccoci giunti nella postazione della Opera Multicap, la macchina che è alla nostra destra. Quali le caratteristiche innovative di questo modello? Sicuramente il Multicap. Come mai un Multicap? È chiaro che all'interno dell'offerta di Necta la caratteristica apprezzata da tutti è il discorso del doppio bicchiere, cioè avere all'interno di una stessa macchina un doppio bicchiere. Oggi questa offerta era presente in Necta soltanto nella gamma più alta, più importante, nella gamma premium per canto. L'idea quindi è stata quella di portare l'utilizzo di bicchieri diversi anche su modelli per locazioni più piccole, quindi come concerto e opera. Oggi proponiamo quindi un nuovo sistema che consente di arrivare fino a 5 bicchieri diversi erogati dalla stessa macchina. Quindi all'interno di un modello apprezzato e conosciuto come Opera siamo in grado di erogare bicchieri di diverse dimensioni. Ognuno può essere associato a una selezione particolare. È chiaro che noi non pensiamo necessariamente di proporla nella versione di 5 bicchieri diversi, ma pensiamo invece all'utilizzo con 2 o 3 bicchieri. Questo è sicuramente possibile grazie al nuovo Multicap che abbiamo sviluppato. Cap che vediamo qui su da 80, 100, 200 e così via in carta, cartoncino e plastica. Io posso solo immaginare che per la gioia di tutti coloro che amano l'espresso col bicchiere piccolo da un distributore automatico, finalmente è giunta l'ora. Era già qualche anno che era presente, diciamolo, ma in questo caso c'è l'ufficialità e quindi ci sono tutte le caratteristiche per fare in modo che in ufficio possa essere preso un caffè proprio come al bar, anche da un distributore automatico con un bicchiere piccolo. E ancora, quali altre novità ci riserva Evoca Group per Venditalia 2018? Allora, io a questo punto, pur avendo altre novità su Necta, anche per questioni di tempo, mi sposterei a parlare di un altro partner molto importante per noi. Ormai sono entrati a far parte della famiglia totalmente, parliamo di Ducale. Novità della Ducale che a questo punto, spostatici in altra location, è alle nostre spalle. Che cos'è questa macchina? Beh, è l'assoluta novità della fiera. Ducale finalmente si presenta con un tabletop chiamato City 300 TT, che davvero è un concentrato della migliore tecnologia Ducale. Raggruppa davvero veramente il meglio di quanto chi ha in questi anni apprezzato Ducale può veramente trovare in una posizione da tabletop, non più solo sul freestanding. Consideriamo che davvero in pochi centimetri possiamo trovare una trasparenza che mostra il gruppo caffè e il processo di preparazione alla barista del caffè o della bevanda. Troviamo il concetto del sottovuoto. Troviamo addirittura 2 bicchieri, un bicchiere da piccolo, un bicchiere standard dal vending, erogato da questa macchina, e fino a 9 contenitori in totale, considerando anche la presenza di 2 topping o più topping e anche volendo l'erogazione di tè in foglie tramite dei filtri erogatori che si posizionano direttamente nel bicchiere. Davvero c'è tutto quello che un nostro cliente e soprattutto un utente vorrebbe trovare dentro una macchina. Ma possiamo anche dire che non finisce qui. Non finisce assolutamente qui. Io direi spostiamoci ancora più in là, spostiamoci questa volta a vedere una macchina, anche questa molto nuova, nell'ambito Saeco. E siamo giunti in casa Saeco, dove troviamo altre novità. Assolutamente sì, vi presento Oasi 400 e 600. È il primo progetto di vera integrazione tra Saeco e Necta. Saeco non morirà nel vending come molti pensavano, anzi per noi Saeco diventerà e si svilupperà ulteriormente. Oasi però è il primo progetto che vuole mettere insieme 2 identità forti,
Saeco, mantenendo il suo gruppo storico apprezzato per la qualità del caffè erogato e comunque anche un'esperienza derivante dalla integrazione con Necta, quindi la parte solubili, la caldaia e la parte del circuito idraulico è comune a Necta. In questo caso quindi l'integrazione di cui si parlava prima, l'integrazione dei marchi, pur mantenendo ognuno la propria identità, beneficia di tutto quello che Evoca come gruppo può offrire al nostro mercato. Osi ovviamente abbinata ad Artico, che è la nostra gamma Saeco abbinabile al modello Hot and Cold, quindi Osi 400 e Osi 600. In questo incredibilmente grande stand abbiamo cambiato location e siamo passati accanto a una opera della Netta. Luca, perché siamo qui? Siamo qui in realtà in questo momento non tanto per parlare della macchina, ma per parlare di un'altra grossissima novità presentata da Evoca in questa fiera. Si tratta di Breezy, la nostra app di pagamento e selezione. Rappresenta davvero una grossa novità perché rappresenta la migliore integrazione tra quello che tutti noi oggi siamo abituati ad avere in tasca, il telefonino e il distributore automatico, rendendo questa esperienza davvero nuova e innovativa. Vi faccio vedere. Ecco, allora io mi faccio un po' più accanto a te e mentre tu vai a trovare la postazione, il collegamento diretto wifi con la macchina, wifi o bluetooth? Bluetooth. Io tramite il telefonino ho la possibilità di ecco, mostriamolo a loro attraverso la telecamera. Io ho la possibilità di selezionare le macchine che sono nei paraggi. In questo caso seleziono la macchina numero 1 che ho dietro di me. Il telefonino si collega alla macchina, mi propone un menu di selezioni. Io seleziono la bevanda che intendo consumare, posso addirittura regolare la lunghezza, il fatto che abbia lo zucchero, pago e automaticamente posso selezionare senza toccare la macchina il mio prodotto. In questo momento c'è l'erogazione del prodotto e io ho effettuato un pagamento automaticamente che posso tramite un borsellino elettronico oppure tramite carta di credito. Questo semplicemente avendo a bordo il nostro lettore AI e scaricando gratuitamente Breezy, senza nessun canone e senza nessun costo aggiuntivo né per il consumatore né per il gestore. E infine l'ultima location, ma non meno importante, di questo enorme stand. Dove siamo, Luca? Allora, siamo sempre nello stand Evoca Group, dove mostriamo un'importante collaborazione che stiamo avendo con Xconic. Quindi Necta Powered by Xconic rappresenta il futuro. Se fino ad oggi abbiamo visto delle soluzioni innovative, questo credo che rappresenti davvero il passo oltre quello che forse oggi alcuni riescono solo a immaginare, ma credo che sempre più spesso e sempre più vicino rispetto ad oggi potremmo trovare intorno a noi. Quindi quello che noi crediamo sia il vending del futuro. Vending che rappresenta non soltanto l'erogazione di prodotti tradizionali, ma prodotti alternativi inseriti in un contesto particolare. Vogliamo finalmente passare dalla visione del vending nel sottoscala alla visione più bella del vending, quella che rappresenta comunicazione, che rappresenta innovazione, che rappresenta web market e e-commerce, aspetti che oggi alcuni di noi vedono legati soltanto a un mondo che non è quello del vending. Grazie a questa proposta invece lo vediamo proprio inserito in un contesto che è a noi più familiare. Diciamo che all'interno di questi scatoli digitali con i display abbiamo delle macchine della Necta. Quali sono? Ma diciamo che sono macchine che sfruttano tecnologia Necta. L'importante in questo caso è estrapolarci, toglierci dall'essere un qualcosa di solamente tecnico, ma diventare qualcosa di più attrattivo, di più vicino al consumatore, che si vede investito in un mondo totalmente nuovo. Grazie a questo possiamo profilare gli utenti, grazie a questo possiamo proporgli delle soluzioni e dei prodotti che sono assolutamente vicini a quelli che lui chiede. Conoscendo l'utente possiamo davvero arrivare a dargli quello che lui vuole, la sua richiesta, conoscere le sue abitudini e magari invogliarlo nell'acquisto di qualcosa che lui inizialmente non aveva
non aveva propriamente intenzione di comprare. Questa è un pochino la prima fase di quello che vedete intorno a me. Che sia food o non food? Assolutamente, sicuramente il mondo intorno a noi è vasto, si muove velocemente, sta a noi stare lì dietro e arrivare con proposte che siano del tutto adeguate. Possiamo dire, insomma, che nonostante le gran belle cose che vi abbiamo fatto vedere negli ultimi 10-12 minuti, non finisce qui. Assolutamente no. Noi le proposte che abbiamo e che non ho avuto tempo, mio malgrado, di mostrare a Fabio sono veramente tanti, quindi vi invitiamo ovviamente a venirci a trovare, a trovare i nostri agenti, i nostri concessionari, proprio perché con il gruppo Evoca avete la risposta a tutte le vostre esigenze. E allora Luca, noi sappiamo bene che Evoca Group è molto capillare, è ben organizzato, ha tanti concessionari e agenti su gran parte del territorio mondiale, tuttavia per chiunque sia dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni, entrare in contatto con un vostro delegato commerciale o un concessionario, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale può farlo scrivendo una mail? Beh, basta cliccare Evoca o Evoca Group e trova tutte le informazioni e tutti i contatti necessari. Comunque è www.evocagroup.com. Maggiori informazioni naturalmente potrete averne attraverso il sito di informazione della distribuzione automatica vendingnews.it, che vi aggiornerà su tutte quelle che saranno le informazioni, le novità di prodotto di Evoca Group. Luca, ma in tutto questo abbiamo visto tante belle macchine, come funzionano, bicchiere piccolo, bicchiere grande, app, il futuro alle nostre spalle, ma un caffè? Assolutamente, è la prima cosa, te lo offro. Ecco, grazie, grazie mille, grazie Luca, saluta gli amici di VendingTV.it. Buongiorno a tutti e arrivederci, a presto. Non andate via perché io dopo questo meritato caffè ho da proporvi tantissime altre novità qui a Venditalia 2018. Non andate via. Arrivederci a tutti.